Bene. Allora, adesso vi faccio vedere la tastiera e il mouse. E le cuffie, chiedo scusa, che sono state inviate dagli amici di ImproSystem. La camicia è stupenda, modestamente, avvocato, ti ringrazio, sei molto gentile. Partiamo dalla cosa, innanzitutto, che mi è piaciuta di meno tra le due. Grazie, avvocato, grazie mille del Prime. Sono 8 mesi, madonna, 8 mesi di noi, avvocato. Parliamo delle Hebe M1 di GameDias. Sono delle cuffie da gaming che... non arrivano a costare prezzi assurdi, cioè siamo intorno alla cinquantina di euro come prezzo. Questo sempre è spedito dagli amici di ImproSystem, punto esclamativo Impro in chat per vederle, per vedere un pochettino il sito degli amici di ImproSystem e vedere quello che possono offrire. Allora, madonna, sto facendo un casino. Dal punto di vista estetico, raga, sono molto molto belle. Perché mi ricordano tipo le cuffie di quando io ero giovane. Sì, quindi anni 90. Le cuffie molto molto carine. Molto molto hi-fi. Queste qui non hanno però una qualità del suono come ad esempio queste cuffie qui. Ma queste qui stiamo parlando delle SteelSeries Artist Pro Wireless. E sono circa 300 euro di cuffie. Queste qui che vengono a costare circa 50 euro non sono affatto male. Allora, colleghiamole un attimo. Potete vedere anche i LED. Raga, i LED di queste cuffie sono bellissimi. Sono spettacolari. Ma a me fanno impazzire. Oltretutto, non essendo wireless, potete lasciarli accesi sempre e comunque. Cioè, raga, sono di una spettacolarità assurda. La cosa figa, poi, è che avete qui un telecomandino che vi permette di scegliere il bass boost o di mutare il microfono o di spegnere i LED. Perché posso tranquillamente accenderli e spegnerli. Per quanto riguarda le prestazioni sonore, non male. Hanno dei bassi molto 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 pronunciati. Quindi se giocate a giochi quali Warzone o comunque giochi in cui bisogna sentire dei passi, sono davvero tanta tanta roba. Da accese fanno più FPS, sì, riesco a sentire a più FPS. Hanno un microfono, io purtroppo al momento non riesco a farvelo sentire come si sente sto microfono, perché è collegato qui l'altro microfono, quindi non posso farvi una prova audio. Vi posso dire che però non sono affatto male per il prezzo che costano. Vi ripeto, queste cuffie sono un'altra cosa. Queste però sono cuffie da 300 euro. Queste qui circa 50 euro. Tanta tanta roba. Prodotto straconsigliato. Unico problema delle cuffie è il software. Ma la stessa cosa la vedremo per la tastiera. Il software si può scaricare dal sito della GameDias. Però non so se ci siano dei problemi per quanto riguarda l'installer del software. Ma non riesco a installarlo sul PC. È vero, questo è vero. Tutte le cuffie da gaming hanno dei bassi pronunciati nella fascia di prezzo da 50 a 100 euro. Ma queste qua sono fatte bene, perché hanno dei driver da 50 mm. Quindi hanno degli altoparlanti all'interno della capsula da 50 mm. Adesso vi faccio dell'articolo che mi è piaciuto di più. Qui abbiamo la tastiera che già vi ho fatto vedere in un'altra live. Però adesso la colleghiamo al PC. Cosa c'è da dire di positivo di questa tastiera? Raga, è enormemente, sorprendentemente e fantasticamente solida. Praticamente stiamo parlando di una tastiera con un case tutto in alluminio. Durezza proprio del corpo assurda. Guardatela un attimo, vi abbasso anche le luci per farvela vedere meglio. Lasciate stare il flickering, quello è normale, stiamo parlando di LED RGB, quindi è normalissimo che flickeri. Vi abbasso un pochettino la musica, anzi la metto proprio a zero, così che possiate vedere, innanzitutto vi esce anche un... Questa è una chiamata mollettina e strike up, che voi potete tranquillamente utilizzare per... Opla, tirare via i tasti e rivelare lo switch blu. Questo qui è uno switch proprietario di GameDias, stiamo parlando di un... Linear, uno switch lineare blu. Ma tanta tanta roba davvero. E adesso vi faccio sentire un pochettino qual è il suono. Allora, io questa tastiera l'ho utilizzata un pochettino per giocare e vi posso dire che è molto simile alla mia Strix 65 di Fanatic. Mi piace davvero tanto, ve la faccio sentire un altro po'.
Bella. Ma davvero bella, bella, bella. I keycap li sento non solidissimi, ma abbastanza fermi nel loro incasso. E raga, mi piace davvero tanto. Ma poi la linea è molto... A me ricorda molto le tastiere della... Ricorda molto le tastiere della ROG Strix. È bellissima. Arriva con un poggiapolsi, quindi comodità a non finire. Tanta tanta roba, raga. Questa qua è la piccola recensione di questi due prodotti. Il fatto è che per il prezzo che costano, e cioè raga, circa 50 euro, sono fantastiche. Queste due periferiche sono davvero davvero tanta tanta roba. Ciao mamma, sono su YouTube. Sono davvero fantastiche, ma la cosa che mi sorprende è la tastiera. Le cuffie, per le cuffie c'è un discorso un po' più particolare da fare, perché se siete abituati come me a suonare a un determinato tipo di suono, le cuffie sono molto soggettive ed estremamente difficili da trovare. Io per fortuna ho trovato il mio paio, anche per quello che faccio. Ma la tastiera, tanta 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 roba raga, davvero mi piace da morire. Funzionalità macro, dei bei LED, i tasti sono fatti bene, gli switch sono fatti bene. L'unico problema di questi due prodotti, come ho detto, è il software, perché persone mi hanno detto: no, il software non l'ho trovato. Il software c'è sul sito ufficiale di GameDias, però non si installa. Non so perché non si installa, ma credo sia effettivamente una rifinitura software appunto da fare, nulla di troppo particolare. Volete sentire l'alluminio? Come ve lo faccio sentire l'alluminio? Ve lo faccio sentire così. Guarda. Alluminio. Plastica. Alluminio. Plastica. Tanta roba, tanta tanta roba. E quindi, ragazzi belli, questa qui era la mia recensione molto molto positiva per quanto riguarda la P1 e la M1 di GameDias, la tastiera e le cuffie. Andate a vedere sul sito di Impro System se volete andare un pochettino a spulciare per bene il prezzo e la disponibilità di queste due periferiche. Tanta tanta roba, il punto DG le consiglia e... fidatevi, compratevele, perché tanta tanta roba. Stiamo parlando di qualità davvero assurda, ma soprattutto la qualità costruttiva. Tanta tanta roba, straconsigliato, davvero. E possiamo anche staccare la registrazione.